Bella ragazzi e bentrovati in questo nuovo episodio con la carriera allenatore su FIFA 14, questo è il 48esimo, dando una rapida occhiata alla classifica, visto che non ci avevo fatto caso, noto con piacere che siamo a più 16 sulla Juventus e questo sicuramente è molto molto positivo. Comunque senza cominciare a parlare di classifica, visto che ci eravamo già soffermati nello scorso episodio, andrei subito ad aprire la parentesi mercato, ragazzi, perché sì, nello scorso episodio, ma anche subito dopo averlo fatto, quando sono andato a riguardarlo, mi sono accorto che effettivamente nei miei obiettivi mercato mancavano un sacco di giocatori, per il semplice motivo che quando voi me li avete consigliati io mi sono ripromesso di andarli ad aggiungere alla lista preferiti, ma poi mi sono dimenticato e quindi automaticamente non ci ho neanche pensato a quei giocatori durante lo scorso episodio, ma oggi ho la mente freschissima e quindi andiamo subito a operare per Guarin, Iturbe, che tra l'altro mi avete consigliato anche sotto l'ultimo episodio, e il Faraone e il Sharawi. Solo che per quanto riguarda Iturbe e il Sharawi, per ora li aggiungo solamente alla lista. Per quanto riguarda Freddy Guarin, l'offerta sarà immediata, visto che per Pogba la Juventus sembra volere veramente troppo, e poi comunque da quello che mi dite voi Guarin sembrerebbe essere anche più forte di Paul Pogba su questo FIFA 14. Freddy Guarin, che ovviamente penso dovremo seguire. Ah no, perfetto, ok, 7 milioni e mezzo, che sono pochissimi ragazzi. Andiamo a fare l'offerta per Guarin, che tra l'altro anche in forma buona, se non sbaglio Pogba tra l'altro era anche in pessima forma. Comunque 8 milioni non dovrebbero volerti, vabbè sì, sicuramente vorranno di più, diamogli 10 milioni perché è una squadra rivale, però a questo punto io aggiungerei Bradley, potremmo darlo all'Inter, e dando via Bradley diminuiamo l'offerta a 7 milioni, no, ok, 7 milioni, non spendiamo tantissimo, in modo che noi comunque avremmo altri 10 milioni e mezzo e Bradley va a giocare con i nerazzurri. Innanzitutto io non mi ricordo i tasti, io mi confondo sempre, perché una cosa secondo me dovrebbe migliorare, si dovrebbe migliorare su PS3, è la differenza tra FIFA, tra l'altro non si scrive così il Sharawi, o forse sì, vabbè scriviamo il Sha così, è la differenza tra FIFA e il menu principale della PlayStation, dove per esempio una cosa stupida, lo spazio si mette con triangolo, invece a FIFA si mette con L1. Se facessero tutti uguali magari non ci sarebbero questi piccoli problemi. Comunque noto con piacere che non abbiamo assolutamente budget stipendi, quindi El Sharawi costa 13 milioni e appunto ragazzi abbiamo leggermente poco budget. Comunque aggiungiamolo alla lista preferiti, seguiamolo e vabbè, chiediamo anche informazioni. Gioiellino nel campionato reale del Verona, ma come sappiamo in prestito dal Porto e quindi tornerà a fine stagione al Porto, o forse no, ma sicuramente non resterà al Verona. C'è la possibilità che poi si vada a trasferire in qualche squadra, è seguito da Roma, mi pare anche Juventus, Napoli può essere. Comunque non andiamo fuori tema. Juan Manuel Iturbe, lui va seguito, aggiunto alla lista, e chiediamo anche informazioni. Quindi stacchiamoci un attimo con la testa dal mercato, visto che dovremo avanzare con il calendario, ma più avanti di così non ci possiamo andare senza giocare la partita con l'Atalanta, che andremo a giocare, voi vedrete gli highlights, e quindi andiamo a giocare Roma-Atalanta. Prima partita del 2015, speriamo di giocarlo bene, bene come il 2014. Si parte con molto turnover in casa contro l'Atalanta, come avete visto tra i convocati c'è anche il giovane Luca Biasci, che stiamo rigirando in prestito dopo averlo acquistato dal Milan, non è ancora partito, non è ancora arrivato un'offerta, allora momentaneamente convocato magari per trovare un po' di spazio nel secondo tempo. Come avete visto dalla formazione c'è molto turnover, riposa anche Destro, che per ora è la nostra unica punta visto che Ibra è infortunato, e c'è Totti centravanti, dunque è tutto pronto per l'inizio di Roma-Atalanta, che inizia ora con una Roma zuppa di turnover, che inizia di testa pari lungo su Edvai. Intanto Milan in vantaggio in casa contro l'Udinese, Roma che sta momentaneamente pareggiando la sua partita, ma vi ricordo che ha più 9 in classifica sulla Milan. Qui ruba palla Gervinho, Gervinho si innesca, ancora Gervinho, vuole andare in velocità Livoriano, c'è Totti al centro, dall'altra parte arriva anche Insigne, Gervinho ancora il cross, secondo palo, anzi terzo palo,
che la mette giù Bonaventura che fa ripartire i suoi. Da Florenzi con lo scatto da parte di Insigne, bella palla di Ale per Insigne che qui la deve tenere in campo. Insigne in velocità, ancora ci arriva Insigne, al momento anche di Gervinio, Insigne c'è il limite Strootman, palla dietro per Florenzi, gliela lascia Strootman, consiglia, arriva il capitano, ma in fuori gioco. Aveva portato in vantaggio la Roma, come vediamo dal replay. Qui azione un po' confusionaria perché il pallone era diretto a Strootman. Florenzi credeva il pallone fosse per lui, alla fine la lascia all'olandese che calcia in maniera sporca. Allora rinvio corto di Consigli che diventa un assist per il capitano, ma purtroppo il nostro numero 10 era partito in anticipo. Allora si rimane 0-0, gol annullato per fuorigioco. Momento ancora di Florenzi, la gira Insigne per Florenzi, la rigore Florenzi, la conclusione ancora Consigli, questa era prevedibile però come conclusione, allora sarà calcio d'angolo per la Roma. Dalla bandierina va il capitano, il cross a cercare Strootman, la rimette per Benassia che si coordina Consigli. Sovrapposizione da parte di De Rossi, Gervinio tiene il pallone, poi salta un altro uomo, ancora Gervinio la tiene, poi Insigne al limite a giro, deviazione, calcio d'angolo per la Roma che sta provando a spremere sull'acceleratore dopo lo 0-0 contro la Sampdoria. Pallone in mezzo per Yedvai di testa. Yedvai che ha trovato il suo primo e unico gol con la Roma contro il Siena, gol vittoria tra l'altro nell'1-0. Ricordo per 0-0 alla Ferrari. Qui Strootman vuole lanciare Insigne che si muove molto bene, un mostro Lorenzo, la rigore a 128, il cross in mezzo verso il capitano, chiude Rever. Viene incontro Insigne per De Rossi ancora, però ragazzi dai, dobbiamo muoverci lì davanti. De Rossi ancora, palla dentro per Gervinio che vuole arrivarci, Gervinio, brivio, il pallone rimane lì, alla fine viene allontanato. Florenzi rimette dentro, attenzione qui si scontrano, poi chiude Nica. Roma che fa fatica ad andare in gol, nelle ultime partite lo sto notando e nel secondo tempo dovremo impegnarci sicuramente di più. Sarebbe stato importante, intanto aveva pareggiato l'Udinese ma per nostra sfortuna Milan che torna avanti, attenzione intanto a Livaia che se ne va, Livaia, salta un altro uomo e poi Atalanta che si porta in vantaggio dopo 10 minuti del secondo tempo. Roma sotto in casa, gol che era nell'aria perché inizio secondo tempo Roma che provava a costruire il gioco ma Atalanta che quando ripartiva si rendeva sempre pericolosa. Allora Roma 0 Atalanta 1 allo Stadio Olimpico. Roma che sembra un po' accusare la stanchezza post Champions League e dalla partita contro il Chelsea è un'altra Roma. Dentro De Luca al posto di Marilungo, sul pallone Dodò. Ha sbloccato anche la Juventus, Gervinio appoggia fuori per Ricci ancora un buon sinistro, calcia di destro, ma pallone largo. A destra, Nica, palla dentro, attenzione a Giorgi che era solo in area di rigore, la conclusione, c'è la risposta di De Santis. Calcio d'angolo per l'Atalanta. Sul pallone Cicarini, corto per De Luca, ancora De Luca, palla dentro, Medì si fa saltare, attenzione, brivio dietro, la conclusione, palla fuori. Madonna ragazzi, se prendiamo il secondo gol è finita. Tis, in avanti verso Totti, che vuole prolungarla, ci riesce, ma pallone recuperato poi da Ricci, Ricci ancora nella rigore, la conclusione, palo, pallone che rimane lì, poi Gervinio la tiene ancora, prova ad andare Livoriano, Gervinio. Si ferma Gervinio, poi ricomincia da Dodò, preso in controtempo, maledizione, non la perdere Dodò. Figurati, allora riparte l'Atalanta. Mamma mia che occasione che ha avuto la Roma, un palo clamoroso colpito da Ricci che tra l'altro ha calciato cadendo perché era spinto, ha calciato in extremis. E chiude Medì, poi De Rossi, Ricci, dai ragazzi, proviamo questo spiraglio. Messo fuori va De Rossi, ancora in mezzo, Strootman, consigli! Ma perché su Itapin non ci arriva niente proprio? Non dovrebbe essere così, ovvero non dovrebbero starci loro davanti. Le mani Bonaventura, Cone, ancora Cone, il cross, De Santis. Attenzione che la Roma è scopertissima, però deve uscire De Santis che esce. E poi Benassia, De Rossi. Lo scatto ancora di Gervinio, gran palla di Daniele per Gervinio che la mette giù, di Gervinio ancora, Gervinio arriva sul fondo, però non può crossare perché al centro c'è solo Ricci, Gervinio riesce a tenere il pallone, ancora Gervi, poi torna da Rosi, c'è De Rossi dietro, servito, poi c'è anche Strootman vuole andare, Kevin, ora Strootman dal fondo, riesce a crossare, pallone di De Rossi, Rever! Riesce a respingere la conclusione, palla gol mostruosa per la Roma, ma attenzione al contropiede con Livaia, che sale Livaia, due di recupero, prova a chiuderlo Yedvai, no ragazzi, palla di ritorno per Livaia, deve uscire Morgan, che esce, palla che rimane lì, e poi arriva il 2-0,
Arriva il 2-0 dell'Atalanta, niente da fare, niente da fare. Partita sfortunata, partita no. Per la Roma ci può stare, del resto una partita no, per carità. La seconda, però comunque è una partita in cui, ripeto, potevamo vincere senza troppi problemi. Quel cross verso destro, Consigli, altro miracolo. Poi Gervinho, vabbè, separa pure queste, bloccando addirittura. Rinvio di Consigli, finisce Roma-Atalanta, finisce con la Roma che perde in casa 2-0, uno scivolone, un passo falso, diciamo che Roma concentrata sul mercato, possiamo dire così, abbiamo staccato la testa un po' troppo, sotto il profilo della prestazione, ripeto, una partita no, e quindi continuiamo a concentrarci sulle nostre trattative. Tra due giorni avremo la partita in Coppa Italia contro il Palermo, quindi adesso concentriamoci comunque sulle nostre trattative. A questo punto, ragazzi, penso giocheremo anche con il Palermo in questo episodio, perché altrimenti veramente non riusciamo a fare per niente mercato. Comunque, allora, ci arriva Carrillo, dunque un nuovo giocatore trovato in Italia, mentre per Keita 9 giorni rimasti, perfetto. Una D e non è per niente male, ragazzi, come vedete, però ecco appunto, non è per niente male, lo dice anche il suo valore, che è di 16 milioni, stipendio di 100.000 euro a settimana, assolutamente per ora per noi impossibile. Tra l'altro è appena arrivato dallo Sporting Lisbona, quindi per niente possibile. Comunque noi aggiungiamo la nostra lista perché è un gran giocatore e quindi avanziamo con il calendario, speriamo che arriveranno novità, magari una risposta dell'Inter su Guarin, chi lo sa, speriamo bene. Ora, il tuo sondaggio per El Shaarawy, comunque tra questi tre non vedo assolutamente, no, aspettate, cos'è? Non vedo una risposta dell'Inter. Comunque, il tuo sondaggio per El Shaarawy, il Milan non ha alcuna intenzione di cedere El Shaarawy alla tua squadra. Quando fanno così mi fanno veramente incavolare. E per Iturbe sono disposti a trattare da 13 milioni. Iturbe costava 13 milioni, ecco appunto, quindi tutto un cavolo. Ok, detto questo, io voglio Guarin. E poi vediamo, magari se riusciamo a prendere alcun esterno tra i Iturbe del Shaarawy, in pole position c'è il Shaarawy sicuramente, però anche lo stesso Iturbe non è per niente male. Motiviamo la Roma alla vigilia di questo ottavo di finale di Coppa Italia, gara secca. Dovremmo essere arrivati con il calendario, noi manca ancora un giorno, dubito che arriveranno notizie, è così, non arrivano notizie e allora ragazzi, per la seconda volta andiamo a giocare. No, aspetta, sono arrivati due messaggi. Ok. Allora, Juventus offerta troppo bassa, ma mi avete rotto la minchia, veramente. Intanto questi accettano i 7 milioni per Guarin più Bradley, ovviamente. Il problema è che dobbiamo andare a risistemare lo stanziamento budget, perché non ci stiamo con gli stipendi, quindi andiamo a risistemare rapidamente gli stipendi. 80.000, noi gli diamo 80.000. Poi un bonus, piccolo bonus per gol, 2 anni, giocatore chiave, perfetto. No, aspettate, io non voglio rischiarmela sul giocatore chiave, avrei messo giocatore importante. Vediamo se si può rifare, sì, offerta di contratto, perché sinceramente preferisco non rischiare moltissimo, visto che lo alternerò sia con De Rossi che con Strootman. Tra l'altro ha anche 28 anni, quindi non è più giovanissimo. Quindi andiamo a giocare, ragazzi, la partita di ottavi di finale di Coppa Italia, Team Cup contro il Palermo. E poi continueremo con il pallone dentro per Quadrato, in area di rigore, Quadrato ancora dal fondo, mette in mezzo, smanaccia il pallone, poi Di Mariano porta in vantaggio la Roma. Tra l'altro anche capitano Di Mariano, perché mi sono scordato di metterlo. Roma 1, Palermo 0, Roma che parte alla grande, non so perché la regia non ci ha fatto rivedere il gol, ragazzi, tranquilli, ve lo faccio rivedere io. Azione avviata proprio da Di Mariano, che serve Quadrato sulla corsa. Quadrato va a mettere questo pallone teso in mezzo, smanaccia il portiere del Palermo, il palleggio da parte di Mariano, che poi di sinistro porta in vantaggio la Roma. E dunque 1-0 subito, ragazzi, alla prima azione. Palla dentro, però attenzione a Dybala, Dybala, la conclusione, il pareggio del Palermo subito dopo. Al sesto, con Lobont qui, che non si è fatto trovare proprio benissimo. Lobont preferito a Bardi stasera.
e Biasci molto bene, poi destro con il lancio per Cesei, gli dà una gran palla, prima di rigore Cesaro Rodriguez, Cesei la mette giù, Cesei, Cesei vuole la conclusione ma non ci riesce a calciare, maledizione, chiude se non sbaglio un Joy, il pressing di Mattia Destro, poi Quadrado ruba palla bene, Juan ancora Quadrado, Quadrado bello questo pallone per Viviani, Viviani la conclusione, Mantovani che spinge, palla in calcio d'angolo, Roma che comunque resta avanti, allora dalla bandierina va il solito Di Mariano, palla in mezzo, interessante per Michael Brady, il salvataggio sulla linea di Nelson, clamoroso, clamoroso, salvataggio clamoroso di Nelson sulla linea, incredibile, Roma vicinissima al 2-1, un pallone che doveva entrare, sembrava destinato ad entrare, salvataggio di testa o comunque al volo, clamoroso di Nelson sulla linea. Viviani dentro per destro, in area destro, ancora destro, 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 in mezzo, non arriva nessuno. Roma che le sta provando tutte per ritornare in vantaggio prima della pausa. Pallone dentro, dai Mattia, di testa, ma c'è Mantovani, poi rischia perché c'è Di Mariano in agguato. Non è neanche facile giocare sotto questa pioggia, proviamoci, lancio di Cesè, verso destro, destro, tieni la Mattia, queste sono due destro, va sul fondo, il cross. E ottiene un calcio di punizione addirittura per fallo di mano sul pallone Ricci. Palla dentro, primo palo Biasci, Joy va a chiudere. Avrebbe segnato anche Biasci. Poi Cesè, palo e Viviano se la ritrova lì. Non vuole rischiare nulla la formazione ospite. Poi Ricci nello spazio per destro che taglia bene destro. La conclusione ancora Viviano. Grandissimo movimento di destro qui, ma grandissima risposta di Viviano in calcio d'angolo. E allora cambi nel Palermo, dentro Bacinovic al posto di Vasquez, dalla bandierina Federico Ricci, il cross in mezzo a cercare Viviani, anzi Sciar! Sciar! Porta in vantaggio la Roma, Fabian Sciar, finalmente la prima volta in maglia giallorossa, non è in campionato, non è in Champions League, è in Coppa Italia, di testa da calcio d'angolo, come segna sempre lui. Non ce l'aveva ancora fatta vedere la sua dote migliore e finalmente in una partita molto delicata ci porta in vantaggio, fondamentale perché tra l'altro avendo fatto due cambi i supplementari per noi sarebbero stati comunque un rischio. Verso destro che la prolunga per D'Alessandro, il pallone filtra D'Alessandro, la conclusione si è sbloccato, non si ferma più Marco D'Alessandro, Roma 3 Palermo 1. E andiamo così Marco, dai, che sei un fenomeno. Ho sempre detto io che questo era un fenomeno. 66 sul cronometro. E Roma che mette al sicuro la gara. Berlucci, ancora Bucca, il cross in mezzo. Libera Bradley, poi Ricci per destro, dai che qui c'è anche l'opzione per ripartire destro, dentro per Cesè che può correre, Cesè Rodriguez, Viviano non esce, ora sì, Cesè, Cesè il pallonetto, addirittura Viviano qui ci regala il calcio d'angolo, mamma mia, qui ce l'ha regalato perché ormai ero sicuro di aver fatto una cappellata con destro con Cesè facendo il cucchiaio o forse comunque di averlo fatto troppo morbido. Allora io ragazzi direi però a questo punto, ma sì dai, mettiamo Insigne al posto di destro, Insigne che dovrà agire come falso 9, quindi andiamo a mettere il 4-3-3 falso 9, così. Vabbè, siamo a centrocampo, qualcuno però necessariamente, mettiamo Insigne qui, Cesè davanti, dobbiamo abbassare Ricci a centrocampo accanto a Viviani e Bradley, facendo però una roba del genere, ok, magari così è meglio. Poi Insigne ed Alessandro Cesè, magari mettiamo ad Alessandro a sinistra come stava giocando prima, così la Roma Alessandro. Il cross troppo su Viviano che qui ci regala ancora l'angolo, è proprio scarso questo comunque. Alla bandiera Ricci allora, palla dentro verso Bradley sul secondo palo, l'hanno messo fuori, poi Cesè, Cesè ancora rientra, sinistro deviato, calcio d'angolo. Finisce qui, Roma che si qualifica ai quarti di finale di Coppa Italia battendo 3-1 in casa il Palermo agli ottavi, partita molto molto divertente e quindi continuiamo a concentrarci sul mercato, vediamo un po' se riusciremo a prendere Freddy Guarin prima di chiudere questo episodio. Non so sinceramente ragazzi se verrà rifatto il sorteggio, anche perché quelle dall'altra parte del tabellone, ovvero Lazio, Verona, Juventus, Parma, Milan, Fiorentina,
Inter e Atalanta devono ancora giocare, ma comunque se fosse così il sorteggio dei quarti di finale, ci va sicuramente più di lusso rispetto allo scorso anno, ovvero incontreremo il Catania ai quarti, c'è il pericolo di incontrare il Napoli in semifinale, eventualmente se passiamo con il Catania. Napoli che ha battuto appunto la Sampdoria 3-0 facilmente, Udinese che si è qualificato battendo il Cagliari. Napoli-Udinese è una bella partita, però il Napoli è favorito assolutamente per il passaggio del turno. Stesso discorso vale per la Roma, sicuramente è un po' meno divertente con il Catania, tra l'altro gara secca, penso si giochi all'Olimpico, ma comunque sarà una bella partita anche quella, non dovremo abbassare la guardia perché abbiamo visto poi con l'Atalanta cosa è successo. Andiamo dall'altra parte dove invece si devono ancora giocare gli ottavi, perché Lazio-Verona penso che sia una delle partite, la seconda forse più divertenti dopo Milan-Fiorentina, da non perdere Juventus-Parma e Inter-Atalanta, c'è un pericolo derby comunque in semifinale dall'altra parte e Juventus-Lazio penso che a meno di un miracolo del Parma, Juventus-Lazio penso sia il quarto di finale, visto che comunque la Lazio è favorita sul Verona, ma attenzione, non si sa mai. Questo è il calendario, almeno per gennaio, dunque non sembrano aver risorteggiato i quarti di finale, cioè non sembrano averli proprio sorteggiati in realtà, almeno non ci sono a gennaio. Comunque, prossimo avversario che sarà l'Udinese, dunque Udinese-Roma, che penso sia la partita che chiuderà il girone andata, sì, visto che comunque non ci abbiamo mai giocato ancora contro l'Udinese, se non ricordo male. Poi avremo il Pescara, prima partita del girone di ritorno, Roma-Pescara, purtroppo turno infrasettimanale, avrebbe preferito giocare questa partita di domenica, però comunque. Avremo Parma-Roma, finita l'andata 5-2 per la Roma, non è ancora stata sorteggiata la partita dei quarti di finale che dovrebbe, ripeto, essere contro il Catania. Catania comunque affronteremo il 21 febbraio. Credo al massimino, sì, possibile. Sì, perché l'abbiamo incontrata la prima giornata all'Olimpico. Milan-Roma il 1º febbraio da non perdere, poi pausa per le nazionali, si torna in campo contro il Napoli allo Stadio Olimpico e poi super partito negli ottavi di finale di Champions contro il Barcellona. All'andata si giocherà l'Olimpico, al ritorno ovviamente al Camp Nou. Poi il Catania il 21 febbraio, dunque questi sono i prossimi 2 mesi. Lo vedremo più avanti, ovviamente, poi anche gli altri. Torniamo sul mercato, avanziamo con il calendario. La partita contro l'Udinese, ovviamente, ragazzi, la vedrete nel prossimo episodio, altrimenti verrà un video troppo lungo. Rifiuta Guarin. Vuole un ruolo più importante di quello che gli stiamo offrendo. Io avevo paura di offrirgli un ruolo troppo importante, ovvero un giocatore chiave, per paura appunto che poi lui non giocasse abbastanza, però se lui vuole giocatore chiave offriamogli giocatore chiave e non se ne parla più, magari speriamo accetti, se no poi magari ci tira su un altro problema. 100.000 euro, conferenza stampa contro l'Udinese, io direi di andare a motivare la Roma perché in questo periodo ce n'è proprio bisogno. Oh, vediamo un po', ma penso che qui ci siano solamente i titolari. Sì, ci sono i titolari, però nessuno mi vieta di parlare bene di Sciarra, visto che si è sbloccato in Coppa Italia contro il Palermo. Ragazzi, è arrivato il momento di salutarci. Purtroppo una brutta notizia, ovvero Guarin ha rifiutato il contratto per un semplice motivo, quello di voler un ruolo più importante nel club, ovvero non gli basta giocatore importante, ma vuole giocatore chiave, c'è da aspettarselo per uno della classe di Freddy Guarin. È chiaro che però a questo punto dovremo stare attenti, far rotazione al massimo proprio, perché abbiamo De Rossi, Strootman e Guarin. Io volevo farli roteare, ma è chiaro che se Guarin poi vuole essere giocatore chiave è un altro discorso. Continuate a consigliare, mi raccomando, perché come vedete i consigli che mi date li seguo, bene o male. Nel prossimo episodio si ricomincerà comunque a sentire anche l'atmosfera Champions, non del tutto perché giocheremo, mi pare, le classiche 3 partite, in questo periodo comunque ne stiamo giocando di meno perché c'è il mercato e quindi altrimenti verrebbero episodi troppo lunghi. Comunque 2 o 3 partite al prossimo episodio, poi da febbraio, quando chiude il mercato, ci ritroviamo con le nostre
tre parti d'episodio più o meno. Quindi, ragazzi, stiamo veramente entrando nel punto più caldo del campionato. Il Milan, che era a meno 6 da noi, ha giocato anche la 19ª partita ed è a meno 3, quindi ha vinto, ragazzi. Milan che si sta dunque avvicinando, sta riaprendo il campionato. Noi dobbiamo battere l'Udinese per tenerlo chiuso, tenerci lontani dalla seconda. E quindi non ho più nulla da dire, ragazzi. Ripeto, lasciate un bel mi piace, continuate a dar consigli per il mercato, commentate, iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo con il prossimo video, che sarà domenica o comunque prima, se decido di caricare anche un video di GTA. Ciao a tutti, bella!